Vignate, gente! Vignate queste vigne! Le vigne in testa, vigne fuori! Andate, venite qua! Si è tenuto venerdì scorso nell'auditorium dell'Agorà l'incontro dedicato ad Alberto Sordi nell'ambito dell'iniziativa Il Cinema Dipinto. L'evento voleva celebrare la ricorrenza di un film come Il Marchese del Grillo e tributare un ricordo, alla presenza di nome di spicco, alla grandissima figura di un attore come Alberto Sordi. Tra gli ospiti e protagonisti dell'incontro, la regista Maria Teresa Elena, che al tempo fu l'assistente alla regia di Mario Monicelli, e Stefania Binetti, segretaria generale della Fondazione Alberto Sordi, fondazione voluta dal grande attore quando era ancora in vita con fine di assistenza sociale e medica per gli anziani. I ricordi miei sono quelli legati certamente alla ricerca di personaggi che si potevano adeguare agli scherzi del Marchese, perché logicamente dovendo subire tutte queste malefatte dovevo cercare dei personaggi buffi, simpatici, e andavo alla ricerca dei piccoli attori qui in Toscana. E nel momento in cui l'Università Campus Biomedico di Roma dovette comprare i terreni che erano di proprietà di Alberto Sordi, lui si entusiasmò talmente tanto a questo progetto che disse: ok, una parte ve li vendo e 8 ettari ve li dono, con un preciso scopo però, quello di costituire un centro all'avanguardia per la salute dell'anziano, perché io sono ricco, sono Alberto Sordi, avrò una vecchiaia sicuramente felice e tranquilla, ma ci sono tante persone veramente sole e abbandonate. Nella sala dell'auditorium dell'Agorà, per l'occasione sono state esposte locandine originali dei film di Sordi, manifesti e foto, vere e proprie rarità facenti parte della collezione Orsucci.